Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Wobbing, wobbing, wobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Finalmente siamo arrivati a destinazione, l'ultimo video per mettere lo spoiler. Questo che avete davanti a voi è il materiale che ci serve, colla che è fornita con lo spoiler, delle viti di diametro 4,8, queste sono lunghe tipo 19 qualcosa e queste 25, poi in base a quanto tirano decideremo la vite. E poi queste non servono, delle rondelle spaccate. Allora ragazzi, abbiamo appuntato le viti, così poi dobbiamo semplicemente appoggiare lo spoiler e non sporchiamo la superficie di colla, che se no andremo a impiastrarla. Come potete vedere ci sta una striscia di biadesivo che leveremo una volta appoggiato. Finalmente il lavoro è finito, direi che è venuto pure meravigliosamente bene. Sono veramente contento di questo lavoro. Quindi, ricapitolando, e dopo aver fatto i fori sul portellone del bagagliaio, abbiamo appuntato le viti sul portellone e poi abbiamo presentato il nostro spoiler con ovviamente una striscia mastici o colla per carrozzeria, insomma chiamatela come vi pare. E quindi abbiamo stretto piano piano tutte le varie viti, in totale erano 6, e arrivati alla fine abbiamo levato la striscia di biadesivo sotto, così che aderisca bene anche sull'esterno per non far passare l'acqua. Questi fori poi li tapperò con dei tappini di gomma, insomma qualcosa si trova. Veramente molto soddisfatto e niente, ci sta veramente benissimo. Quindi per questo video è tutto, siamo arrivati a destinazione, questa era la terza parte di questa serie se non ricordo male. Comunque sia, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, alla mia pagina di Facebook, Instagram, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.